L'invito con cui voglio chiudere questo mio intervento è uno ed è molto semplice. Il governatore, se ha rispetto per lo Stato italiano, si deve dimettere immediatamente. Immediatamente. Deve avere il coraggio di farci capire che si mette da parte, perché in questo momento non ci fidiamo più. Non ci fidavamo già prima, ma oggi non possiamo più fidarci. Sono troppi gli errori fatti da quando è in carica. Quindi dovrebbe avere il coraggio di farlo da solo. Se non ha il coraggio, glielo facciamo noi l'invito, giusto? Dimettiti cortesemente, perché questo paese ha bisogno di un po' di trasparenza, limpidezza e onestà. La scalata era portata avanti da una società il cui socio fondatore era consuocero del procuratore che stava facendo le indagini e che ha fatto partire le indagini. Qualche dubbio ci viene, però non si può logicamente, e non voglio dire altro, però è una cosa strana, è una cosa molto strana. E poi cosa succede? Che praticamente la banca di Spoleto viene ceduta al Banco Desio. Anche qui una banca che sappiamo che qualche problema l'ha avuto. Ora, il fatto che il governatore della Banca d'Italia sia indagato è una cosa gravissima. È un terremoto per la sicurezza del nostro sistema bancario. Un terremoto. E mi sembra che non se ne stia parlando. Mi sembra che stiamo utilizzando un comportamento non adatto a questa situazione. È la Banca d'Italia che dovrebbe essere commissariata, non le banche che vanno bene. È una cosa vergognosa. Stiamo lavorando in queste ore alla redazione di un disegno di legge che preveda l'istituzione di una commissione d'inchiesta su questo caso. Questo noi lo faremo sulla falsariga di quanto già avvenuto in passato. Ossia, io posso mostrarvi qua il disegno di legge per Commissione Parlamentare d'Inchiesta su Banco Desio e Brianza S.p.A. Ne abbiamo un'altra su Monte dei Paschi di Siena. Abbiamo qua interrogazioni su Banca Popolare di Vicenza, abbiamo ancora su Banca Popolare di Vicenza. La nostra azione potrebbe essere in qualche modo spuntata perché il governo non risponde, quindi in una qualche maniera è ovviamente complice di questo sistema. Quindi sono colpevoli anche il governo Renzi, ma soprattutto la ministra Boschi, che è deputata ai rapporti con il Parlamento, che permette che non venga data risposta a queste nostre interrogazioni. Non esiste più che il Parlamento venga esautorato delle proprie funzioni ispettive. Questa vicenda è sicuramente molto particolare e molto strana. Io mi sono fatto un'idea che la Banca di Spoleto, come tante altre istituzioni finanziarie italiane, è stata sacrificata per contenere al massimo la esposizione debitoria del Monte dei Paschi di Siena. Cioè, qui la Banca d'Italia non è stata, come doveva essere, arbitro, ma ha cercato con le sue scelte di favorire la posizione del Monte dei Paschi facendola pagare alle banche piccole. Noi non solo ci hanno espropriato la banca, ma ci hanno caricato di un ulteriore debito di 15 milioni di euro nei confronti del Monte dei Paschi. La magistratura penale sta facendo la sua indagine. Mi sorprende che non abbia iniziato ad operare la magistratura contabile, perché qui i danni alla fine chi li pagherà? Li pagherà il Ministero dell'Economia, prima ancora che la Banca d'Italia, perché il provvedimento finale è del Ministero dell'Economia. E se li paga il Ministero dell'Economia, li paghiamo tutti noi. E il volano della società la fanno i pensionati, gli operai, i piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani. Questo sono la spina dorsale del nostro paese. Se noi la spina dorsale del nostro paese tutti i giorni la uccidiamo, è che ai nostri figli, io ce ne ho due, uno di 21 e uno di 15, che qual è il futuro? La settimana prossima noi faremo una lettera al Presidente della Repubblica proprio per chiedergli quell'attenzione che riteniamo necessaria, proprio perché noi siamo un pezzettino piccolo, ma di quella spina dorsale che si chiama Paese Italia. Carlo Ugolini e agli altri che sono qui vittime di una banda d'Italia, non di una banca d'Italia, di una banda d'Italia che fa molte vittime, perché questo è un paese appunto va riformato, appunto il Movimento 5 Stelle sarà inevitabile che andrà al governo, inevitabile, perché quando ci sono i potenti, i colletti bianchi, i banchieri, quando
la fanno grossa, gravissimi reati, ottengono sempre i domiciliari. A differenza dei poveri cristi, dei ladri di polli, che non solo alla gogna vengono sottoposti, ma li sbattono in galera. Se un poveretto che viene incriminato chiede udienza, non gliela danno. Il governatore Visco, capo della Banda d'Italia, viene subito ricevuto e subito scatta il cordone sanitario. Ecco, cari ragazzi, quando andrete al governo avete un grande compito, ragazzi e ragazze, davanti a voi: riformare anche la giustizia.